Ciao gastronomi, parliamo sempre di vino, ma cosa c'è dietro al vino? Ed ecco cosa c'è dietro al vino, naturalmente l'uva. L'uva con i suoi acini che si trasformano in vino perché? Perché nella polpa abbiamo gli zuccheri che nella fermentazione alcolica diventeranno alcol grazie ai lieviti. E poi abbiamo i vinaccioli, quei semini che ci sono all'interno. Bene, lì troviamo tannini e oli. E infine la buccia, i polifenoli, gli antociani, quindi sostanze colorate, sostanze aromatiche e un pochino di tannini. Quando si fa la vendemmia? Ci hanno sempre detto a settembre, vi ricordate quando andavamo a scuola con i pampini in mano e a disegnare e colorare i grappoli? Beh, non è sempre così e non dappertutto così. Perché non è sempre così? Perché nelle varie annate ci possono essere condizioni climatiche diverse. Il 2017 è stata un'annata veramente calda e quindi ad agosto tanti hanno vendemmiato. Mentre il 2014, annata umida, annata fredda e non si vedeva l'ora di vendemmiare. Poi le condizioni pedoclimatiche oltre a quelle strettamente climatiche. Senz'altro in Valtellina non vendemmerò presto quanto in Sicilia. In Sicilia molto presto, in Valtellina dove la temperatura è più rigida un pochino più in là. Ma cosa ci dice, come si fa a sapere quando devo staccare l'uva per riuscire ad avere il vino così come deve essere fatto? L'importante è la giusta concentrazione di zuccheri, ma soprattutto il bilanciamento fra zuccheri e acidi. E ora chiedo a un esperto che sta facendo la vendemmia, Luca Federici, come si fa effettivamente in concreto a sapere quando dobbiamo vendemmiare. Ora sono qui con un esperto che mi aiuterà a risolvere un dubbio. Luca Federici, titolare della cantina La Baia del Sole insieme alla sua famiglia, quindi viticoltore e anche enologo. Io vedo l'uva sulla pianta e a me sembra matura, ma quando è pronta per essere staccata? Quando va bene per fare il vino? Abbiamo detto residuo zuccherino, bilanciamento fra acidi e zucchero, ma cosa devo fare per sapere quando do il via alla vendemmia? Ma la scelta del momento in cui vendemmiare è sicuramente una parte fondamentale del nostro lavoro ed andrà ad incidere sul prodotto finito che andremo a ottenere. Durante tutta la fase della maturazione dell'uva noi solitamente andiamo a fare dei campionamenti sui vari vigneti e quindi sulle diverse varietà di uva coltivate, sui quali andiamo a verificare quello che è, diciamo, la curva di maturazione tra acidità e zuccheri. Quindi questi sono sicuramente i due parametri fondamentali. Molto importante è anche la tipologia di prodotto che si vuole ottenere. In base alla tipologia di prodotto sicuramente i parametri cambieranno e saranno scelti sulla base del prodotto che si vuole ottenere. Vi anticipo una prossima puntata che faremo proprio relativamente alla scelta dell'uva. Se io devo fare uno spumante vorrò un'uva un pochino più acida, parleremo di come si fa lo spumante, assaggeremo l'ottimo spumante di Luca in una prossima puntata. E ora che abbiamo raccolto l'uva in queste cassette, che sembrano normali cassette ma hanno il fondo chiuso, perché per fare in modo che non coli quel poco di succo che si forma mettendo l'uva un grappolo sopra l'altro, l'uva deve essere portata rapidamente in cantina, perché per fare in modo che non si sciupi e che non comincino delle fermentazioni indesiderate. Poi va nella pigia di raspatrice, una macchina che toglie i raspi, lascia solo l'acino e poi torchia l'acino in modo che ci sia il mosto come prodotto. In molte cantine, non tutte, ma in molte cantine come quella di cui vi ho mostrato la vendemmia alla Baia del Sole della famiglia Federici, il mosto finisce sotto nei tini di fermentazione per caduta, non vengono usate delle pompe, quindi non si estrarranno mai dei tannini importanti. Avremo tannini gentili per quanto riguarda l'uva rossa, mentre per l'uva bianca
L'ammostamento avviene, quindi lo schiacciare degli acini dopo la diraspatura avviene in una pressa pneumatica dove c'è la temperatura controllata. E poi vedremo nelle puntate successive cosa succede all'uva una volta che l'abbiamo vendemmiata e ammostata. Ciao enogastronomi, ora non mi resta che ricordarvi di rispettare la natura, come sempre, e di degustare con moderazione.